Galattici amici, ma soprattutto galattiche amiche, bentornati nella clinica del Doc. Oggi un video un po' diverso dal solito. L'idea è venuta fuori durante una delle nostre mini live, delle nostre chiacchiere su Discord. A proposito, se non siete ancora su Discord, cosa aspettate? Entrate subito nel nostro server, dove appunto potrete assistere a queste mini live molto più interattive e, perché no, anche magari in cui è possibile andare ad approfondire alcuni aspetti che è difficile trattare in live o in altri video. Detto ciò, nonostante questo preambolo un po' confuso, durante una di queste mini live è venuta fuori un'idea, ovvero per i novizi, per chi approccia per la prima volta al nostro hobby, può essere difficile magari assemblare anche la miniatura, quindi senza parlare dell'aspetto pittorico, ma semplicemente ho la mia miniatura, l'ho aperta, che ce fo? Il video di oggi risponde a questa domanda, quindi vi farò vedere come pulire, assemblare e preparare la nostra miniatura alla pittura. Quindi, bando alle ciance, sfoderate gli attrezzi e iniziamo. Prima di passare a quello che è l'assemblaggio e la pulizia vera e propria della miniatura, faccio una breve carrellata su quali sono gli strumenti fondamentali dell'hobbista, quindi gli attrezzi che non devono mai mancare nei nostri cassettini, nei nostri portaoggetti, diciamo così. Quindi, io qui ho tutto materiale GV per questioni di reperibilità, ma nulla vi vieta di prendere strumenti di altre marche. L'importante è che comunque siano grosso modo sovrapponibili a questi qua. Quindi, primo oggetto, le tronchesine. Tronchesine che ci servono sia che le miniature siano in plastica o in resina, perché ci permettono appunto di togliere le singole componenti dallo sprue. Vi farò vedere dopo, appunto, nel corso del video, cosa intendo con sprue, cos'è questo sprue. Il secondo oggetto che utilizzerò oggi è un taglierino. Taglierino che ci serve per togliere i pezzettini più piccoli, appunto, dallo sprue, per evitare di romperli magari con le tronchesine, oppure per ripulire alcuni sfoghi che risultano durante la stampa delle miniature. Anche qui vi farò vedere nel corso del video cosa intendo. Un'alternativa al taglierino per pulire le miniature sono le lime. Quindi io qui ne ho un paio, vedete che sono oramai con i segni del tempo e dell'usura. In genere vi consiglio di averne almeno due, una piatta, quindi magari per l'appoggio dei piedi della miniatura sulla vasetta oppure per le superfici più piatte, appunto, e una invece tonda per le superfici più sferiche o cilindriche, come possono essere per esempio, prendendo uno Space Marine, uno Stormcast, i gambali piuttosto che gli spallacci o cose simili. L'ultima cosa che ho qui come strumenti materiali, diciamo così, è il trapanino a mano che in realtà non è fondamentale. Io lo consiglio sempre sulle miniature di Warhammer 40.000 per forare le canne delle pistole, dei fucili, delle armi, per rendere appunto il tutto più verosimile, perché avere una pistola plasma che non ha un'uscita a me personalmente non fa impazzire. Oggi, visto che utilizzerò una miniatura in plastica, la colla che utilizzerò sarà la colla per plastica. Se dovete utilizzare, se dovete assemblare una miniatura in resina invece o in metallo, se avete ancora qualche vecchia miniatura in giro, oppure quelle di Infinity per citare altri marchi che sono in metallo, la colla per plastica non va bene, dovete utilizzare una colla cianoacrilica. A questo punto, prima di farvi vedere come pulire una miniatura, facciamo vedere la miniatura in questione. Io oggi assemblerò questo Capitano Primaris, un modello che era uscito in edizione limitata un po' di tempo fa, e prima cosa da fare ovviamente è aprire la scatola, e la nostra miniatura esce così, con il suo librettino di istruzioni, con la miniatura sulla sua cornice di plastica, che appunto è lo sprue di cui parlavo prima, vasettina e foglio di decal, ma questo è opzionale. Quindi, prima cosa da fare, se siete appunto alle prime armi, o comunque è sempre utile, dare un'occhiata al libretto delle istruzioni, perché vedete che ogni
componente è segnato con un numero. Questo numero lo trovate direttamente anche sullo sprue. Vedete per esempio che sono tutti segnati i componenti, quindi qui abbiamo il componente 2, qui il componente 4, qui il componente 1 e via dicendo. Seguendo appunto lo schema che è riportato sulle istruzioni, riuscite ad assemblare la miniatura. Prima cosa da fare, una volta verificato che non ci siano componenti rotti, che ci siano tutti i pezzi sul nostro sprue, è togliere i vari pezzi appunto dalla cornice di plastica. Per questo utilizziamo le tronchesine. Quando staccate le miniature dallo sprue, ricordatevi sempre di mettere il piatto delle tronchesine attaccato al componente che state staccando. Quindi non, per esempio, se io adesso voglio staccare questo pezzettino, questo pezzo dal gambale, non prendo le tronchesine così e taglio così, ma metto il piatto a contatto appunto con il gambale. Se anche non siete precisissimi, nel senso se non siete vicini al componente, non vi preoccupate perché andremo poi a ripulirlo dopo. Quindi adesso, seguendo le istruzioni che vi ho appena dato, quindi tenendo il piatto vicino alla componente che voglio staccare, mi vado a staccare tutti i pezzettini. Ho staccato tutte le componenti dallo sprue, quindi le ho disposte qui sulla mia base antitaglio, pronto per il passaggio successivo, ovvero andare a rifinire e ripulire i punti di giunzione tra lo sprue e la miniatura. Per esempio, adesso prenderò questo gambale, che vi fa vedere un po' di tutto. Si va disposto momentaneamente, così almeno non vado a creare problemi di messa a fuoco. Vedete appunto che qui è il punto dove ho staccato il gambale dallo sprue e vedete che è rimasto un pezzettino di plastica. In più, oltre a appunto l'attacco del tra cornice e modello, che anche qui sotto il piede vedete che si è creato un pezzettino, una parte rovinata, vedete che qui lungo la metà del gambale c'è questa linea. Questa linea è una linea di fusione, ovvero un esito del processo di stampa della miniatura, che ovviamente deve essere rimossa per non vederla poi sulla miniatura dipinta, perché l'effetto è tremendo. Quindi, come togliere questi pezzettini di plastica e come togliere le linee di fusione? Vi farò vedere tre cose diverse. Quindi, innanzitutto, come togliere questo qui? Vedete che si vede, cioè c'è un bel gradino. La cosa da fare è agire con il nostro taglierino. Tendenzialmente, se siete alle prime armi, è meglio farlo tenendo il pezzo appoggiato alla base antitaglio e premendo nella direzione opposta a voi, per evitare appunto di fare danni, ferirvi, tagliarvi. Io che sono scemo, fondamentalmente, lo farò vedere in un'altra direzione, quindi direttamente verso di me, ma appunto la pressione da applicare è decisamente poca, quindi qui semplicemente andiamo a togliere questo pezzettino di plastica che ci è rimasto durante la fase di pulizia. Per lo sfogo sotto il piede potete fare la stessa cosa, quindi sempre con il taglierino, oppure potete prendere una lima piatta e semplicemente andare a limare la parte rimasta in rilievo. Mentre per le linee di fusione, anche qui abbiamo due approcci diversi. Possiamo o utilizzare il taglierino, quindi non totalmente perpendicolare alla miniatura, perché altrimenti creeremo dei tagli, quindi rovineremo ulteriormente la superficie della miniatura, ma tenendolo leggermente inclinato andiamo a grattare via la linea di fusione, di modo tale che la superficie torni a essere liscia, liscia, liscia. L'alternativa a questo è utilizzare una lima. In questo caso vi suggerirei una lima tonda,
non una linea piatta, perché andremmo appunto a creare troppi spigoli su una superficie che di spigoli non ne ha. E vedete qui che sul gambale, adesso appunto mi sono concentrato su questa parte, la linea di fusione non c'è più. Prima di passare all'assemblaggio, una volta aver ripulito tutti i pezzi, vi faccio vedere come forare le canne delle armi. Qui ho fatto un piccolissimo foro con la punta di una lima per grosso modo indirizzarmi dove forare. Col trapanino a mano, semplicemente, vado a mirare, diciamo così, dove ho fatto il foro e senza applicare troppa pressione, perché il trapanino va da solo, non andate troppo in fondo, perché appunto non serve, cioè non serve creare un traforo, serve semplicemente forare la canna per rendere il tutto più verosimile. Ho ripulito tutto, ho forato le armi, siamo pronti per iniziare ad assemblare. Come vi dicevo prima, seguendo comunque il manualino di istruzioni che trovate all'interno di ogni scatola delle nostre miniature, vi indicano come procedere con l'assemblaggio. Quindi in questo caso mi dice di incollare il pezzo 1, che è il corpo, diciamo il pezzo principale della miniatura, e il pezzo 2, che è il gambale, direttamente indicando dove applicare la colla, perché queste zone gialle indicano i punti di contatto tra le due componenti. Quindi se noi andiamo a mettere un filo di colla nei punti segnalati in giallo, sicuramente sappiamo che stiamo procedendo per il verso giusto. Quindi colla per plastica, come vi dicevo prima, in questo caso metto un pochino di colla all'interno del nostro gambale. Anche qui non serve tantissima colla, perché la colla per plastica rispetto alla colla cianoacrilica fonde, quindi una volta che si è catalizzata non si stacca più. Facendo così procedo con l'assemblaggio. Questa è la nostra miniatura assemblata. In questo caso lo zaino, il backpack, l'ho tenuto staccato e l'ho messo in posizione con un pochino di patafix, in modo tale che durante la pittura riesca a dipingere bene il retro degli spallacci e lo zaino stesso. L'ultima cosa da fare è incollare la miniatura alla vasetta. Questo step è opzionale, diciamo così, è un optional, nel senso che se la vostra miniatura è da gioco e avete in mente una vasetta che avete già applicato più volte per tutta la vostra armata, vi consiglio di incollare la miniatura già da ora alla vasetta
e in tal caso lo si fa allo stesso modo, quindi un pochino di colla per plastica sotto i piedi e si appiccica la basetta. Se invece avete in mente una base scenica per un diorama, per un pezzo da competizione, da concorso, è utile magari non incollare la miniatura alla basetta e creare un perno. Quindi, come ho fatto prima per forare la canna dell'arma, si fa un buco con il trapano a mano sotto il piede e con una graffetta si può fissare appunto a un tappo di sughero o un altro sostegno, in modo tale che appunto poi, una volta finita la miniatura, possa essere applicata, incollata, dipinta sulla nostra basetta scenica o sul nostro diorama. In questo caso io la incollerò direttamente sulla tua basetta da gioco. Molto bene, questo è il nostro Capitano Primaris pronto per essere dipinto, quindi mancano solo primer e colori, poi pronto per il campo. Oggi appunto, come vi dicevo, è stato un video un po' diverso, un po' più teorico rispetto al classico tutorial di pittura, quindi se magari in futuro volete vedere anche qualcosina di più teorico, di più, che va oltre il classico tutorial di pittura, quindi con lo schema colore, con la livrea, con la tecnica, cose così, perché no? Fatemi sapere, commentino qui sotto come al solito, che come sapete io ve li leggo tutti, quindi vado a raccogliere ogni idea, ogni suggerimento. Cliccate sempre sulla campanellina, iscrivetevi al canale così almeno vedete tutti i nostri video, riceverete tutte le notifiche per tutte le nostre live, i nostri video. Iscrivetevi su Telegram, su Instagram e su Discord e come sempre, alla prossima. Ah, dimenticavo, Doc Nico riceve solo il suo appuntamento.